Lo scorso video con il cibo lo abbiamo fatto più di un mese fa. È vero, di challenge con il cibo ne avete viste tante, ma fidatevi che non avete mai assistito ad una cosa del genere. È vero, la sfida con il McDonald's è molto semplice. Con 50 euro compri 20 sacchi di McDonald's. Ma oggi supereremo il limite. Andremo oltre, toccheremo il fondo e ci rialzeremo. Abbiamo comprato 150 euro di sushi alla carta per una sfida all'ultima bacchetta. La regola è molto semplice: non si può smettere di mangiare sushi. L'ultimo che smetterà vincerà ben 1000 euro. Ragazzi, ragazzi, c'è un problema. C'è una puzza incredibile e poi a me non mi piace il sushi. Vabbè, ma ci sono 1000 euro in palio, scusa. Ah, vabbè, risolto il problema. Ah, vedi? Ok. Perfetto, le regole le avete capite, giusto? Sì! Ok, e allora diamo inizio alle danze in 3, 2, 1. Mangia... Non ho detto via, eh. Ho detto, già che partite. Vi ricordo che mangerete dei sushi per le prossime 24 ore almeno. E via, potete iniziare. Ok. Ah, soia, forza! Ok! Ma come si usano le bacchette? Così bello! Io devo vincere questa sfida, infatti non smetterò neanche per un secondo. Ma piano, che schifo! Siete esagerati, ma poi nelle regole non c'è scritto che dovete mangiare così veloce. Non serve a nulla. E poi chi va piano va sano e va lontano. Noi donne siamo così fatte. Ragazzi, a me il salmone mi fa schifo. Mi dà un senso di vomito. Schifo. Tutto salmone qua. Avevo detto che non mi piaceva. Ragazzi, allora, la prima ora è passata e veramente già sto cominciando a sentirmi male. Però credo di aver trovato una soluzione. Ho portato, intanto mangio perché sennò perdo la challenge. Credo di aver trovato una soluzione. Per riuscire a smaltire i grassi posso saltare nel trampolino e contemporaneamente mangiare. In questo modo perdo calorie e in più mangio dolci. Perfetto. Sono un genio! Questo è il quarto attacco! Mi mangio almeno l'unica cosa che mi piace! Aia! Non devo smettere di mangiare sushi! Forse c'è anche il quinto attacco! Comunque sono un genio! Lo mangio e lo butto direttamente! Io non capisco cosa hanno gli altri. Io lo potrei mangiare il sushi all'infinito. E lo sapete cosa vi dico? Mi mangio la tempura, che è il mio piatto preferito. Buonissimo, non potete capire quanto è buono. 3 ore sono passate e stiamo continuando a mangiare sushi ininterrottamente. E ora è arrivato il momento di una nuova sfida con una mazza e una pallina. Io tirerò questa pallina e gli altri avranno una mazza. Chi riuscirà a fare canestro con questa pallina potrà smettere di mangiare sushi per un'ora intera. Ready, inizio io, tiralo, vai. Ok, aspetta, ci sono 3, 2, 1, vai. Lascia fare a me, Crazy, tira la palla. 3, 2, 1, vai. Non ho centrato però. Beh, guardate come si fa adesso, ve lo insegno io. Ok, Giorgio, ci sono in posizione. Vai. Oh! Oddio! No, raga, cosa ho fatto? Praticamente ha sbattuto sopra e
poi è entrata. Ah, che bello, smetto di mangiare sushi per un'ora. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più di mangiare sushi. Io mi arrendo! Ora che Joe è fuori gioco, la sfida è solamente tra me e Giada. Sono passati 59 minuti, quindi tra un minuto devo ricominciare a mangiare. Intanto Joe, che sta vomitando in bagno, e lei mangia, eh. Io continuo a mangiare perché sono sicura che questa sfida la vincerò io. E forse per la prima volta ha ragione. Attenzione, non sto demordendo, ma mangia sushi da 4 ore e non si ferma. E ora devo ricominciare a mangiare. Cosa posso mangiare tra questi qua? Vediamo. Questo ancora non l'ho provato, quindi vado. Dai, forza, e prego. Prenditi. Andiamo a immergerlo nella soia e vediamo com'è. Ok, non male, anche se dopo un'ora mi sento molto meglio e posso continuare. Le sfide non le puoi fare solo tu, non sai che cos'è questa? Sì, è una scodella di piatto. No, guarda meglio cosa c'è all'interno. Ah sì, lo zenzero. No, l'altra cosa verde che c'è dentro. Ah, il wasabi. Esatto, se vuoi continuare ancora questa challenge devi prendere un pezzettino di sushi e lo devi immergere tutto nel wasabi. Aspetta un attimo Giada, lo sai quanto è piccante questo wasabi? No, non lo so perché non l'ho mai provato, ma adesso lo proverai. Lo sai che lo dovrei fare pure tu, vero? No, sinceramente non voglio perdere i soldi, quindi mi sa che devo assolutamente provarci. Allora, prendo un pezzo di sushi. Che puzza, ma tu l'hai adorata. Oddio, ma che puzza fa sto wasabi? Comunque, vai. Ok, allora, prendo questo sushi qua. Questo qua, ok. Allora, lo prendo, dai, staccati, ok. Ma tutto immerso, tutto? Tutto. Ma ne sei sicura? Nel senso... Sì, oh, vai, oh, vai. Oh, aspetta. Lo devi prendere tutto. No. Sì, guarda. No, ti prego, aspetta. Oh, muoio questa cosa. Dai, non muoio. Muoio. No. Ma voglio questa cosa! No, ok, lo faccio per voi! Lasciate like in questo momento! Sto per mangiare un pezzo di sushi dove c'è più wasabi che sushi! Ok, 3! No, raga, preparati a chiamare l'ambulanza, te lo dico, okay, Giada. Io preparo una scodella così vomiti all'interno. 3, 2, 1, no! Dai! Ah! Mangia, no! Devi mangiare! Ah! Mastica! Devo darmi a lavare la bocca. Che no! Ragazzi, la lingua a fuoco. La lingua a fuoco. Oddio, l'esperienza più brutta della mia vita. Mi è venuto anche il raffreddore. Me lo dai per vinto, vero? Sì, va bene. Oddio, il wasabi, raga. Ne ho inghiottito un po'. Che schifo. Continua che schifo. A mangiare. Scusate. Non ce la faccio più a mangiare sushi. Giada, anche tu non ce la fai più, vero? No, io ce la faccio, ma ti volevo dire una cosa. Siccome il sushi sta finendo, per questa sera non ce ne sono più. Per favore, potresti andarne a comprare altri? Oh, ma sei impazzita! No, non ce la faccio più. Ma come fai a continuare a mangiare sushi, dico io? Boh, ma un po' di normalità. Io lo amo il sushi. Lo mangerei ogni santo giorno. Vabbè, che strano. Giada. Sì, dimmi. Oh, lo sai che prima mi hai sfidato ad una sfida, ovvero quella del wasabi, te lo ricordi, vero? Sì, dai, il caso che occhio per occhio, dente per dente. Questa salsa qui di colore nero, la vedi? Sì. Ecco, per continuare la challenge devi berne un sorso. Non solo, fidati. Che schifo, raga, devo bere tutta questa soia. Che schifo. L'ha bevuta. L'abbiamo
sorso, un altro sorso. No, un altro sorso, forza. Dai, ragazzi, like per Giada, un altro sorso. Lo faccio per i 1000 euro. Per i 1000. Vediamo, vediamo. Oh, che schifo. Devo dire che è stata molto molto brava, raga, perché io avrei rifiutato. La soia fa veramente schifo da bere. Ora non lo so, ma voi avete mai bevuto la salsa di soia? Fatemelo sapere nei commenti. Crazy, te l'ho già detto che io potrei continuare a mangiare all'infinito. Sì. Oh, devo scappare subito, Crazy. All'inficosa? Ah, mi sa che... mi sa che gli è venuto l'attacco di pancia, anche perché mangiare sushi tutto il giorno come fa lei. Poi